Su che? Stefano Vinti, coordinamento nazionale dell'Associazione Sinistra Lavoro. Sinistra Italiana, quale percorso? Noi dobbiamo cercare di costruire un nuovo partito della sinistra e anche un campo della sinistra con il popolo della sinistra. Cioè, siamo arrivati al punto che c'è una sinistra senza popolo. Occorre che il popolo disperso, frantumato del lavoro, dei giovani, della precarietà, trovi un livello di rappresentanza e esso stesso si autorappresenti attraverso un nuovo soggetto che si batta politicamente contro l'austerità, contro i soldi alle banche comunque, contro la precarietà del lavoro, contro il Job Act, contro la buona scuola, contro la riduzione dei diritti, contro il fatto che tu non conti niente, c'è sempre qualcos'altro che conta più di te e che questo qualcos'altro ti riduce uno stipendio, ti dà meno garanzie sociali, ti dà meno possibilità di occupazione dei tuoi figli, ti dà meno possibilità di averci una casa, che se cioè, che ti costringe a finanziare le banche e ti frega anche gli investimenti che hai fatto. Queste vicende sono intollerabili e dicono quanto sia necessaria costruire una nuova sinistra che sia differente da quella che non è sinistra come il Partito Democratico di Renzi, che si batta per la democrazia, che si batta contro l'Italicum e contro lo stupro della democrazia, delle riforme costituzionali Boschi e Renzi.